Buonasera, benvenuti a tutti a questo eh, quarto appuntamento online eh, del nostro progetto Festival Intelligenza Artificiale 2023. Quarto appuntamento online che in realtà chiude eh, questa prima parte del nostro lavoro e, e prepara quello che accadrà il 26 e 27 maggio. Eh, due giornate di convegno in presenza mh, che terremo presso Villa Giovannina a Villorba e che tratteranno vari argomenti di cui eh, vi daremo notizia nel corso di questo mese che mh, poco più che manca al, a, al convegno. Eh, il progetto eh, ormai lo conoscete, è un progetto che dura dal 2019. Progettato nel 2019, avviato nel 2020 eh, e trova questa straordinaria eh, connessione tra un'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale Villorba eh, e ringrazio, approfitto qui per ringraziare il sindaco eh, Francesco Soligo e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso che ci eh, che ci sostengono costantemente con la loro attenzione e, e anche con il loro eh, interesse molto forte. E incontro tra l'amministrazione di Villorba e eh, l'associazione Biblio Treviso, che dal 2015 si occupa di divulgazione del pensiero eh, scientifico, eh, soprattutto in città di Treviso ma come vedete abbiamo anche eh, la possibilità di lavorare a Villorba. Eh, abbiamo chiuso proprio eh, sabato scorso eh, la tornata degli incontri di Biblio Treviso, eh, sabato eh, con una conferenza dell'ex rettore ingegnere chimico Maurizio Fermeglia eh, sull'idrogeno, i colori dell'idrogeno. Ed è stata un, una tornata di incontri molto, molto interessante, molto avvincente, perché eh, abbiamo avuto la possibilità e anche l'onore di lavorare assieme al CNR che compie quest'anno i suoi primi cento anni di, di attività. Il CNR ha chiesto a Biblio Treviso di organizzare una serie di manifestazioni e di incontri. Eh, unico nel Veneto per eh, celebrare questa eh, ricorrenza. Ringrazio anche tutto il direttivo di Biblio Treviso: gli amici Paolo Ruggeri, Lorena Moriello, Giorgio Favero, Titta Casagrande, eh, Paolo Bruniorotto e eh, Maria Antoniazzi. E ringrazio eh, naturalmente Mauro Gentile, che qui non vedete, ma che è quello che fa la regia eh, tecnica, ma anche scientifico-culturale di, eh, di questo progetto. Di cosa parleremo questa sera? Questa sera il tema, eh, a mio avviso, è un tema eh, avvincente. Parleremo dell'intelligenza artificiale nella sua... Eh, eh, Applicazione nella diagnosi radiologica. Eh, come sempre, il nostro progetto è un progetto che vuole divulgare, far conoscere, eh, perché conoscere vuol dire soprattutto togliere dubbi, togliere paure e, e anche togliere, se mi permettete, quell'alone di finta magia che. Che sembra circondare spesso dalla, nella lettura del, della stampa o dei siti web, eh, sembra circondare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una realtà molto concreta, della quale vale la pena vale occuparsi e vale la pena occuparsi conoscendola e, e, senza, e senza timori. Allora, eh, abbiamo con noi eh, per affrontare questo tema. Il dottor Nicola Martino, eccolo qua. Buonasera, dottor Martino. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie delle grazie, grazie per, essere, per essere qui. Nicola Martino si presenterà, ma vi dico che è un medico radiologo ed è direttore sanitario del eh, centro di medicina. Poi ci sarà eh, anche eh, Lorenza Raffaello. Lorenzo Raffaello, ben, ben arrivata, grazie, grazie. Per, la, per la tua presenza. È una giornalista di tribuna, si occupa di tante cose e, e, e ha accettato con grande entusiasmo di essere con noi questa sera per eh, svolgere il suo lavoro di giornalista, e cioè fare domande, chiedere ma anche, come dire, rappresenta, non so se ti carico di, troppo, di troppe responsabilità, rappresenta i cittadini, i cittadini che hanno, che hanno curiosità, che hanno anche forse paura e, e che vogliono sapere. E quindi una, una doppia veste, diciamo così, eh, in, questa, in questa situazione. Allora, un'autopresentazione di Nicola Martino. Allora, intanto ribadisco il ringraziamento per questo invito, veramente mi fa molto piacere essere con voi stasera. Eh, ho poco altro da aggiungere, in realtà sono direttore sanitario del centro di medicina e, e coordino le radiologie del gruppo centro di medicina. Eh, a, a, sono abbastanza giovane, e apparentemente giovane, in realtà mi occupo di radiologia da eh, quasi 25 anni. E la quindi... radiologia mantiene giovani Martino? No, no altri, altri vizi o altre virtù, comunque, non okay. la radiologia. Lo stile di vita, voi, se volete, eh affronteremo certo. in altre serate no, altri temi, altre, altre diciamo, occasioni, sì. comunque anche quello è divulgativo. No? Parlare di stili di vita sani, eh. di sport, di nutrizione, lo faccio molto volentieri. E comunque in questi 25 anni ho potuto assistere all'epopea della radiologia diagnostica, di tutta la, la crescita, il tumulto delle TAC, delle risonanze, della radiologia digitale, dei cloud, delle refertazioni online, di, di tutti i sistemi che si stanno eh, ormai consolidando, che sono di utilizzo quotidiano e comune e da qualche anno sto seguendo appunto le introduzioni degli algoritmi di intelligenza artificiale nel nostro lavoro. Perfetto, Quindi ne parleremo. Particolarmente un piacere essere qui come radiologo, oltre che come sono okay. contento. Lorenza Raffaello, giornalista e, e, e che altro? Allora, sì, scrivo per la tribuna di Treviso e mi occupo di, di comunicazione per le aziende, fondamentalmente in questo periodo. Quindi, dalle aziende informatiche alle neuroscienze a, a, a vari ambiti. Quindi Posso rispecchiare bene quello che, che Luciano diceva prima: l'interesse del cittadino, eh, un, un po' mainstream, però anche abbastanza specifico. e Vedremo questa sera cosa riusciremo a, a scoprire, no? Hai anche, anche un passato di gallerista e ti e interessi di arte. Quindi eh, insomma, sono appassionata, ci sono, arte. Ci sono tante ci cose, ci sono tante cose. Sì. Mi ero avvicinata con la comunicazione al mondo dell'arte. E ci ho messo dentro un piede ci sono finita dentro con tutti e due i piedi. Eh, per otto mm. anni ho gestito una galleria d'arte. Mi occupavo mh, per lo più di arte contemporanea, quindi artisti dagli emergenti a quelli un po' più eh, conosciuti, ma sempre contemporanei. Atreviso. Tanti interessi tengono giovane, vedi? È eh, sempre questione di stile di vita, sport, interessi. Eh. Virtù. <ride> <ride> Sicuramente va bene, va bene. Ehm. Mm. Allora, eh, no, beh, siamo tutti giovani. Eh, non vorrei che vi faceste troppe così, ambizioni, insomma. Cioè, qui siamo tutti giovani, me compreso. Che ho una veneranda. Tu eh, ha detto il contrario, siete voi che avete detto che mi tenevo giovani. <ride> allora, Nicola Martino, cosa vuol dire? Eh, grazie, Leonora Rosso per il saluto. Leonora Rosso è la, è la Buonasera Gianni Morana. Che... Gianni Morana, insomma, voglio dire, se Gianni Morana porta i suoi saluti, siamo uh, onorati e orgogliosi. Potevate Durante... evitare di, di, di chiamare me a questo punto. No, no, no. Gianni Morana è, è intervenuto già in un'altra occasione ah. e eh, qui non abbiamo, non scherziamo, eh. Eh, ha dato un contributo fondamentale. Lui è un è direttore primario di radiologia a Cafoncello. E quindi, e quindi è una figura eh, di, grande, di grande prestigio e, e apicale nel momento, nel, nell'ambito della radiologia, eh, non solo trevigiana ma internazionale, perché Gianni Morana partecipa a convegni eh, in giro per il mondo e ogni tanto riporta delle notizie straordinarie. Grazie dell'essere della sua presenza. Dicevo Nicola Martino, allora, entriamo un po' nel vivo della questione. Cosa significa per un radiologo avere a che fare con l'intelligenza artificiale e cosa significa per l'intelligenza artificiale avere a che fare con un radiologo? Ma è eh, domanda vasta che dovrebbe, avrebbe bisogno di una risposta vasta. Io cerco di essere più sintetico e magari se volete poi affrontiamo meglio i dettagli. Eh, noi come, come formazione abbiamo l'abitudine la, di dialogare con il corpo e di estrarre dal corpo delle informazioni che poi utilizziamo a scopi diagnostici quindi il fulcro del nostro lavoro almeno a me piace eh, sintetizzare così resta sempre l'immagine e tutti i processi di estrazione dell'immagine che noi eh, utilizziamo con le nostre metodiche eh, restano tuttora validi. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, deve necessariamente entrare in questo meccanismo. E, e almeno, nella prima fase de dei nostri ragionamenti, se volete, eh, può essere utile affrontare questo aspetto, cioè come l'intelligenza artificiale incida nei processi di estrazione dell'immagine perché forse questo ci consente poi di analizzare meglio anche i pro, i contro, i pregi, i difetti, gli scenari futuri. E allora, noi utilizziamo generalmente dei sistemi di rete neurale di tipo convolutivo, eh, che quindi... Traducendo, consente, traducendo, traducendo. significa che anche l'algoritmo, intelligenza artificiale, quando noi lo utilizziamo, si focalizza sulla immagine. E in origine i primi algoritmi eh, di intelligenza artificiale in uso diagnostico venivano utilizzati eh, soprattutto sul versante delle TAC. Ora io cerco di, di sintetizzare al massimo, di non oltrepassare i limiti perché sennò divento noiosissimo e Gianni per esempio mi scuserà, ma facendo una, una semplificazione, le TAC che cosa sono? Sono delle, eh, delle radiografie. Quindi di fatto usano la stessa fonte energetica, lo stesso tubo radiogeno che si usava per fare le lastre e si usa tuttora per fare le lastre. Questo tubo ha delle caratteristiche particolari, molto più sofisticato, molto più potente, molto più rapido, per cui consente non di estrarre un'immagine bidimensionale dal corpo, come si fa con le lastre, ma un'immagine definiamola tridimensionale o comunque che può andare su vari piani dello spazio. Quando si sono utilizzati i primi software di intelligenza artificiale eh, in tomografia computerizzata, si sono utilizzati con un obiettivo principe che era quello di ridurre la dose perché le radiazioni ionizzanti, cioè quelle che si usano sia in radiologia tradizionale che in TAC, sono potenzialmente nocive e, e noi sappiamo che possono essere nocive e con determinate forze ed intensità di questi fasci addirittura noi otteniamo persino la morte di determinati tessuti, visto che quella stessa radiologia si può usare non a scopo diagnostico come la usiamo noi, ma terapeutico come si usa in radioterapia oncologica, ma il principio è lo stesso. Quindi noi abbiamo anche per legge e con determinate norme l'obbligo giuridico di giustificare la quantità di radiazioni che forniamo al paziente e di ottimizzarle, cioè di ridurle al minimo. Quindi tutti gli strumenti che mi aiutano a ridurre al minimo la dose radiante, io devo utilizzarli. E ci sono diversi modi, eh, diverse tecniche di acquisizione, ora non entro nei dettagli. Ma certamente l'uso dell'intelligenza artificiale nella tomografia computerizzata aveva questo obiettivo, lo ha tuttora ed è un obiettivo assolutamente eh, sano, eh, eccezionale, imprescindibile. Abbiamo iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale anche nella risonanza magnetica. La risonanza magnetica cerco sempre di essere molto, molto sintetico. E eh, non è una radiazione ionizzante, cioè non fa male, è una radiazione eccitante. Cioè l'organismo inserito in un, un campo magnetico e so, sottoposto a delle onde radio ha dei fenomeni fisici e ogni singola cellula si eccita in modo tale da caricarsi di un'energia che noi poi estraiamo dal corpo. Questa energia non è tantissima, anzi è talmente flebile. Che per riuscire ad avere un'informazione diagnostica adeguata, a fare una diagnosi, io generalmente devo far durare questo esame molto tempo. Gli esami di risonanza magnetica, nella, nella diciamo, consuetudine e anche nell'immaginario eh, nell collettivo, sono degli esami lunghi. Eh, poi sapete, sono esami rumorosi, non sono spesso confortevoli perché vengono eseguiti in delle apparecchiature chiuse con delle bobine che ci cingono il corpo, insomma, il comfort del paziente non è il massimo. Allora, noi abbiamo iniziato a utilizzare questi algoritmi di intelligenza artificiale anche in risonanza e lo abbiamo fatto con l'obiettivo di estrarre sempre l'immagine, quindi la premessa di fondo resta sempre la stessa. Però quell'immagine che deve essere qualitativamente adeguata, quindi il più eccellente possibile, io utilizzando l'intelligenza artificiale riesco a ottenerla in meno tempo, con più pulizia, perché essendo un'immagine fisica è un'immagine sporca, nella quale oltre ai dati che io poi vedo valuto il referto, esiste anche un cosiddetto rumore, un rumore di fondo, un rumore eh, diciamo che disturba e come disturba la qualità dell'immagine, disturba anche eh, l'esecuzione dell'esame, dell perché per ridurre il rumore, quindi migliorare la qualità dell'immagine, io devo allungare i tempi di esecuzione. Quindi mi stai dicendo che l'intelligenza artificiale ti aiuta a pulire l'immagine a ridurre quelle, quegli aspetti negativi il, diciamo lo scarso comfort per il paziente eh, la, la, la poca eh, come dire familiarità che si può avere durante un esame di questo tipo e quindi da questo punto di vista è un aiuto e per il paziente e anche per il medico se, se capisco bene o no allora è un, è un, è un, è un aiuto per il tecnico perché non dobbiamo dimenticarci che noi eh, abbiamo delle categorie in, nel nostro lavoro. No? Il, eh, la categoria che fisicamente esegue gli esami e che è anche responsabile della qualità dell'immagine che poi mi fornisce per la diagnosi è il tecnico. E quindi il tecnico ha un ausilio nell'utilizzo nell dell'intelligenza dell dell artificiale che migliora eh, la sua prestazione. Che poi io giudico e assevero col mio atto di refertazione, ma soprattutto rispetto al paziente, certo, perché nel caso delle TAC che ho detto prima consente al paziente a parità di qualità dell'immagine, di avere meno dose radiante e in risonanza di avere a parità o addirittura a migliore qualità dell'immagine, perché tolgo il rumore, dei tempi di esecuzione molto, rid molto ridotti. Esistono delle diverse percentuali, diciamo che mediamente possiamo parlare del 25-30% eh, di riduzione dei tempi di acquisizione. Che non, eh, è male. non è male. Non è male, anche per, poi introducendo tecnico, mh, paziente, io faccio parte di un gruppo privato per cui anche ridurre i tempi, Può migliorare anche la produttività, numeri eh, certo. assoluti, e quindi anche la possibilità di ammortizzare meglio un investimento. E quindi, dal nostro punto di vista, anche la possibilità di ridurre l'ammortamento e intensificare i piani di investimento. fermiamoci un, un attimo su questo dato: su questo dato, eh, diciamo interessante. Il primo dato interessante, l'uso nella riduzione, Lorenzo. Volevi. Eh, intervenire su, su con quale questione? Sì, mi, mi interessava eh, porre l'attenzione che al momento quindi da quello che ho capito sembra comunque uno strumento al servizio del tecnico e del medico quindi siamo ancora eh, in, in una fase di eh, diciamo così proprio di mh, non siamo arrivati a temerlo ecco questo era un po' il, la, la mia, il mio quesito sì, eh, se vedete che ogni tanto scompare il dottor Martino, non è, non è che lui decide improvvisamente di, di assentarsi, ma è il collegamento che è un collegamento talmente sofisticato che ogni tanto deve interrompersi per garantire la, la, la cyber security del collegamento, del collegamento stesso. Non so se la, la domanda di... la, della, la seconda metà della, della domanda eh, vuoi ripetere il... Lorenzo? Forse. certo, la, il, la mia curiosità era proprio relativa al fatto del, del ruolo che ha questa, in questo algoritmo, l'intelligenza artificiale al momento nel settore proprio della, della radiologia, da quello che ho capito sembra essere comunque un mezzo un, uno strumento ancora quindi mh, non c'è ancora una concorrenza con, con la professione per dunque eh, questa momento, è una bella domanda, questa bella domanda eh. se devo rispondere io devo rispondere in questo momento ovviamente dico sì, è uno strumento è un ottimo strumento eh, diciamo al quale stiamo affidando eh, quelle prerogative di cui abbiamo parlato cioè l'ottimizzazione della dose e il miglior, miglioramento dei tempi e del comfort del paziente eh, migliorando anche la qualità dell'immagine che ci viene fornita Cosa ovviamente importantissima. Eh, questo però riguarda la, la mia personale eh, idea, la mia percezione attuale. Poi non c'è dubbio che come tutto spesso avviene in Italia ci sono delle fughe in avanti e la percezione che ho io adesso è diversa da quella che magari potrei avere eh, sugli scenari futuri. Ecco. Cosa, dove? La cosa, la cosa dove alludi? Alludi. a cosa alludi ma alludo all'idea eh, che qualcuno la possa vedere come una surroga ovviamente non parlo di noi ma parlo non so, del, del legislatore oppure di chi mh, a volte coordina o dovrebbe coordinare scenari di aria vasta eh, noi, noi abbiamo consuetudine con alcune parole che si chiamano, per esempio, task shifting, nel quale eh, più volte si è pensato di sostituire alcune figure che hanno determinati ruoli, che hanno determinate prerogative, che hanno determinati costi, ma anche determinate responsabilità, con altre figure, per esempio. Eh, così come ovviamente è di dominio pubblico che, che ci siano delle carenze strutturali nella sanità. Eh, anche dal punto di vista delle risorse umane e che possa venire voglia a qualcuno far gola il fatto che magari eh, un domani, invece che utilizzare eh, le risorse umane che ci sono adesso, aumentiamo e implementiamo l'utilizzo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale riducendo eh, le risorse umane ulteriormente, tanto poi la diagnosi me la fa la macchina. Eh, questo è un argomento molto molto più delicato. Per cui, se noi parliamo di strumento a disposizione del medico, allora non c'è dubbio che ha un, un valore aggiunto. Ecco, su questo, scusa se ti interrompo, ma su questo tema dello strumento che mi sembra interessante, poi riprendiamo la questione posta da Lorenza, mi, mi scrive eh, Giovanni Morana dicendo: Caro professore, presso la radiologia di Treviso abbiamo uno dei tre sistemi. Di intelligenza artificiale e siamo tra i primi in Italia. Come dire, eh, abbiamo un'eccellenza uh, un sulla quale vale la pena di riflettere anche con le parole di Martino, cioè strumento di grande, di grande prestigio, di grande eh, eh, affidabilità, sul quale poi bisognerà eh, riflettere, eh, riflettere. La domanda di Lorenza, eh, se, se posso. Eh, interpretare eh, apre uno scenario sul quale credo che eh, Martino dovrebbe darci una risposta, e cioè ce l'ha data in parte. E cioè, il ruolo del medico: eh, che cosa rimane o che cosa rimarrà del medico? Perché già Martino diceva eh, adesso è così, ma può darsi che ci sia un affidamento un po' troppo eh, acceso eh, all'algoritmo e quindi il medico eh, potrebbe anche, eh, come dire, rimanere spiazzato. È così, eh, Martino, potrebbe essere, accadere uno scenario di questo genere? Beh, intanto pre prevedere il futuro è difficilissimo. Eh, mm. Fare ipotesi e scenari, quello lo possiamo fare tanto siamo tra amici. <ride> eh, non c'è dubbio, dubbio che, eh, che questa, questa perplessità, ecco, questa, anche mh, questa paura corporativa, magari, ma qualcuno ce l'abbia. Perché, eh, per esempio, nell'ambito nell nostro, tanto per restare in tema radiologico, accanto a questo strumento diagnostico esistono dei software. Che invece utilizzano gli algoritmi di intelligenza artificiale per la refertazione, quindi l'esecuzione della diagnosi, che è la finale, il finale atto radiologico. Non è solo estrarre un'immagine, ovviamente, di qualità, ma è anche interpretarla e l'interpretazione di un'immagine, vi assicuro, che non è eh, semplicissima o asettica o incontrovertibile ma è pieno di radiologi che possono valutare la stessa immagine qualitativamente eccellente in due modi simili o diversi, sulla scorta delle loro esperienze, ma anche sulla scorta delle informazioni che hanno sul paziente, sulla sua storia, sui suoi precedenti, o semplicemente perché ci hanno parlato e sono riusciti a confrontarsi o perché lo conoscono e quindi sanno come sta cambiando quel paziente in funzione di... e allora là si sconfina, perché quando mi vengono presentati, è questione di veramente di pochi mesi fa, algoritmi di refertazione che utilizzando l'intelligenza artificiale certificano la uh, sicurezza diagnostica quasi al 99%, quindi con delle affidabilità asettiche pressoché totali, no? E a quel punto eh, noi stessi ci sentiamo spiazzati perché da un lato sappiamo che il mondo andrà avanti e che probabilmente queste fughe prima o poi saranno realtà. E quindi io che senso avrò? Certo, e arriverò a colmare. Fermiamoci un attimo, scusa Nicola. Cosa ne pensi, Lorenza? Eh... Il tuo io... prossimo, il nostro prossimo referto, anziché firmato Nicola Martino, firmato Algoritmo Ciccio Bello, cioè, for... eh. infatti, la mia prossima domanda era proprio su questo. Cioè, stavo pensando, io come mi porrei su questo, cioè, se fossi informata che il prossimo referto, cioè il mio referto. È... È... Da chi mi, dal nome che mi viene consegnato capisco bene eh, se è una persona o un, o un macchinario. Ma io mi chiedo, visto che siamo tanti, i pazienti siamo, sono tantissimi di ordine di ogni eh, indicatore sociodemografico, mettiamola così, ehm, la fiducia che può esserci da parte del paziente eh, nei confronti di un ripertatore automatico, chiamiamolo così, diciamo eh, da un algoritmo. Giustissimo, chiamarlo così, giustissimo. Ah, ecco, eh, può esserci ancora, cioè le persone si fideranno, secondo la sua percezione, si fideranno maggiormente perché è una macchina quindi infallibile. O si fideranno meno perché manca proprio tutta la, la questione della conoscenza, come diceva lei giustamente. Io posso esprimere, dare un referto anche sulla base della storia del paziente, storia clinica e storia anche proprio personale. Quindi mi chiedo, co come vi siete posti questa domanda? Quale sarà la percezione del, del paziente? Beh, io vi assicuro che da, da tre mesi non penso tantissimo proprio a questa cosa qua. cioè... Io ho una formazione etica, oltre che professionale, che eh, mette il paziente al centro del mio, del mio lavoro. E, e non lo faccio solo io. Il nostro servizio sanitario lo prevede ancora, anche se è indebolito, anche se è pieno di problemi organizzativi, carenze di risorse, però noi ancora viviamo in un sistema mutualistico e universale in cui il paziente è al centro di tutto. Il fulcro probabilmente doveva essere o dovrebbe essere il medico di medicina generale, eh, altra categoria in grande crisi. Cambia poco: c'è comunque moltissima perso moltissime persone, che, eh, moltissimi medici, parlo da, da, da colleghi che ancora hanno la consuetudine di analizzare una persona davanti, un paziente col suo carico di anche emozioni. E le emozioni sono reciproche. Cioè noi non siamo asettici davanti a una diagnosi a volte brutale oppure che può modificare eh, la vita di famiglie o di persone. E noi tremiamo, abbiamo consapevolezza delle nostre responsabilità che non sono solo giuridiche e professionali. Poi se volete parliamo anche di questo. Ma sono responsabilità anche morali. Quando ancora l'intelligenza artificiale non ha questo profilo emotivo, io penso che saremo insostituibili, ma non noi perché siamo noi, ma perché è la gente che ha bisogno di qualcuno, ha bisogno di qualcosa eh, di, di, di percepito, eh, ha bisogno della presa in carico, ha bisogno certo. di qualcuno che gli spieghi una diagnosi. E con l'intelligenza artificiale la diagnosi chi gliela spiega? Molto, interessante, è... molto interessante questo perché apre anche scenari etici e di formazione del medico. Ricordo ai nostri ascoltatori che eh, è possibile scrivere in, eh, in, in chat e mandare messaggi. Ne abbiamo già uno che credo poi colga un tema molto interessante. Lo leggiamo assieme e vorrei che lo commentaste sia eh, Nicola eh, Martino sia Lorenzo eh, Raffaello. Eh, nella comunità dei radiologi, lei Nicola scrive, Matteo Martini ci scrive eh, da, da Lione, eh, è collegato con noi da Lione, ha osservato un approccio, un approccio generazionale verso l'intelligenza artificiale? Mi spiego, un neolaureato del 2022 può sentirsi meno responsabilizzato nella sua diagnostica del tipo ho sbagliato ma è stata la macchina a dirmelo? bella questione no? eh, che... questa, questa domanda racchiude anche quello di cui per, stavamo, a cui stavamo accennando cioè certo. eh, allora, certamente la dimestichezza che abbiamo diciamo, i nativi digitali o comunque chi ha, chi ha fatto radiologia da, da quando c'è un po' di digitale allora dal punto di vista diagnostico lo stiamo utilizzando tantissimo quindi per quanto riguarda la prima fase, cioè quella di ridurre le dosi o migliorare la qualità dell'immagine o i tempi di acquisizione, eh, è evidente che tutti abbiamo la tendenza a utilizzarlo indipendentemente, credo, da, dagli anni di nascita o di specialità. E quello che però eh, introduceva Matteo nella domanda era invece il secondo profilo, cioè l'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale nella diagnosi. Vera, cioè nel, nell'esecuzione dell'atto refertativo. Allora, lì noi abbiamo usato già da tempo alcuni software che ci auti, uti, aiutavano, diciamo, setacciavano alcuni dati grezzi, eh, individuavano delle aree del corpo che avevano determinate caratteristiche, tali per cui, non so, in, in senologia era facile trovare una masserella oppure sul polmone era facile trovare un nodulo eh, oppure eccetera eccetera. Però questi sono degli alert. Allora utilizzare un ausilio e torniamo alle premesse che sono uno strumento a mia disposizione, ma non surrogano né sostituiscono il mio atto medico radiologico, che è il referto. Allora quello c'era già probabilmente, anzi sicuramente si perfezionerà e finché è perfettibile, tutti vogliamo usare strumenti perfettibili. Se invece si sostituisce e poniamo il caso di Matteo nella domanda, noi in Italia non possiamo dire che quell'atto medico radiologico che ha utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale arrivando a una diagnosi errata è responsabilità di qualcos'altro o di qualcun altro. E quindi qua si pone un problema enorme di responsabilità professionale giuridica che ancora, eh, vabbè, ovviamente è di dominio pubblico che la questione riguardi anche altri ambiti, non solo quello medico, men che meno solo quello radiologico, però è un problema enorme perché eh, ci sono parti del mondo che fanno diagnosi automatiche, ma ci sono anche parti del mondo nel quale non c'è la stessa tendenza a pesare le responsabilità professionali e giuridiche. Ognuno senti, di noi. Senti, scusa Martino, ti senti un po' più rassicurata o, o pensi che sia qualcosa che va ulteriormente approfondito? Lorenzo, io confido tanto in quel giuramento che i medici fanno, che è il giuramento di ipotesi, <ride> e quindi confido, conf, confido in questo perché. Mh, mh, Uh, credo ancora nella, nel, nella, nella, nella superiorità umana, nel senso che um, sapere che, che una macchina può darmi l'allert, può mettere, accendere l'allarme rosso, la luce rossa, dicendo attenzione che qui magari eh, per, un, per un fattore piccolissimo, mh, parlavamo prima di, di dimensioni veramente eh, minuscole, adesso non, non voglio ripetere perché sicuramente incorrere in un errore mm, questo è, un, è una cosa che un fattore che a me tranquillizza sapere che c'è un, un occhio in più uno strumento in più però ehm, continuo a, a sentirmi più tranquilla quando so che dietro c'è una persona e, che, e che, ha, che fa questo lavoro per vocazione perché tutto nasce da uno stu, dallo studio e dal insomma da, da una Predisposizione verso, verso l'altro, verso risolvere il problema dell'altro. Quindi per me, al di là della cosa giuridica, dell'aspetto giuridico, il fattore etico conta ancora moltissimo. Eh, a me piace molto questa, questo taglio che sta prendendo la conversazione: ovvero eh, abbiamo a che fare con uno specialista che si occupa esattamente delle questioni che avevamo in programma, cioè radiologia e intelligenza artificiale. Ma come sempre, e lo abbiamo, come dire, constatato in tutti i nostri incontri, in tutte le nostre occasioni di riflessione sull'intelligenza artificiale, emerge dallo sfondo ed è inevitabile che emerga. Una componente di carattere etico o di responsabilità, se non vogliamo parlare strettamente di etica, ma di responsabilità della, della persona nell'uso, nella utilizzazione, nella frequentazione, diciamo, con questi strumenti. Quindi è importante quello che state dicendo a mio avviso, cioè che sia il medico che il cittadino eh, Lorenzo Raffaello no, che abbiamo detto fa la parte del cittadino eh, sentano la necessità che lo strumento venga accompagnato venga accompagnato da una consapevolezza di carattere giuridico di carattere etico e da una anche eh, responsabilità eh, notevole eh, cosa, ne, cosa ne pensa Martino di questo Io se... Sono, vorrei proprio aggiungere una riflessione più macro rispetto a questi aspetti. Cioè, mi tolgo quasi le vesti di, di, di direttore sanitario o di radiologo, parlo da cittadino anch'io. Però, da cittadino mi permetto di dire educato dal punto di vista sanitario, perché ha una, una visione, dei numeri che forse tutti i cittadini dovrebbero avere. E cioè serate come questa divulgativa devono servire ad avere una consapevolezza di tutto non solo di quello che io voglio di quello che pretendo o di quello che mi aspetto ma anche di quello che forse non è giusto che tutti abbiamo oppure di quello che fin dove posso arrivare eh, quali sono le aspettative rispetto alla salute e qual è il diritto di investire, crescere, migliorare, ma a qualunque costo oppure a che costo. E qua mi permetto di dirvi due cose velocissime che c'entrano e non c'entrano, ma prima del Covid, io i numeri di tre anni fa, forse quattro anni fa, non sono recentissimi, ma in Italia si effettuavano 135 milioni di prestazioni radiologiche, il Nord America non arrivava a 90 milioni. Oh no. Non stiamo parlando del Botswana, parliamo dei posti che fanno da benchmark eh, per noi almeno, no? che guardiamo a, a welfare, guardiamo a tecnologia, guardiamo a qualità della, della sanità e dell'assistenza. I dati di oggi dell'Agenas dicono che questa eh, eccessiva, perché bisogna dirlo, eh, monumentale attività dia diagnostica, ma in realtà over diagno diagnosis, diciamo noi, cioè super diagnostica, nel nord-est è particolarmente accentuata. Allora noi forse dovremmo anche usare momenti come questo, che sono veramente piacevoli, ma sono anche, diciamo così, di, di, di chiacchiera, e per, per, per fare opinione pubblica, cioè per capire quanto a volte è inappropriata la nostra... Eh, il nostro bisogno di salute così spasmodico, così eccessivo? E quanto questo bisogno che ormai non lo sradichiamo più nel cittadino, ma quanto questo poi incide sulle scelte di chi investe, di chi programma, eh, di chi norma mm. e così via? Cosa ne ho... pensi, Lorenza? No, no, il tema, il tema è un tema chiave, secondo me, un tema fondamentale. Il bisogno di. Eh, talora anche esagerato di avere un'informazione che, che riguarda la nostra salute, e, e anche però, Martino sta dicendo una cosa tra le righe: eh, eh, il nord-est e forse le zone ricche possono anche permettersi di esagerare. No, esatto. cosa ne pensi, Lorenzo? Eh, sono numeri che non, eh, che non pensavo di avere, cioè il paragone con no, gli Stati Uniti, con Nord America, è, è qualcosa di, di incredibile anche proprio a livello di, di, di ampiezza di territorio. Eh, credo che sia sì, da domandarsi quale sia il motivo che ci porta a questo, perché sì, eh, è paura. È invece, volontà a, a, a prevenire, a una prevenzione in modo tale da non arrivare, è un nuovo comportamento, cioè è, è un nuovo modo di essere, un nuovo modo superandi del, per, per stare al mondo. Um, quali sono i fattori che spingono a questo? E, e soprattutto um, da, siamo indotti a, a, a fare a, a, a curarci, a controllarci sempre di più. Uh, quindi, secondo me, bisognerebbe andare a, a capire quali sono le, le, le cause che sottendono a questo comportamento, perché non può essere un, cioè un comportamento di massa, visti i numeri, no? Quindi, certo. eh, quindi, si tratta di un fenomeno, e quindi a me piacerebbe andare a, a capire quali saranno le cause. E invece, no, chiedo una... è... Questione molto interessanti che, che vedremo fra poco. Scusa, prima, scusa se ti interrompo, c'è un'altra domanda se non sbaglio, È sempre Matteo Martini. Lorenza, domanda bonus: ti fanno... ultimamente alcuni giornali internazionali pubblicano articoli molto molto simili, vedi, guerra ucraina. Eh, talmente simili che alcune frasi sembrano essere state semplicemente eh, riarrangiate da un software. Eh, C'è il rischio che un solo reporter faccia il lavoro e le diverse testate mixino semplicemente le sue, fasi, le sue frasi? La teniamo in stand by questa domanda sì. un attimo eh. perché riguarda la tua professione, professione sì, sì. di giornalista e dopo la, 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 mettiamo, la mettiamo in. in in corso. Ce n'è un'altra, l'uso intelligente di un'intelligenza artificiale, presume che l'umano, scusate ma leggo male, che nell'umano che la usa ci siano tutti gli elementi che i relatori hanno citato, competenza, etica, motivazione al bene dell'altro, senso, 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 immagino, di responsabilità. Concordo che l'intelligenza artificiale non debba e non possa sostituire l'umano e la sua intelligenza. Il problema è che a volte l'umano che usa lo strumento difetta di competenza, attenzione, etica, eccetera. In questo caso l'intelligenza su, eh, può eh, supplire a delle colpevoli carenze eh, dell'umano, preferiremmo a... Ecco, questa è una domanda trasversale, dopo la faremo a Martino. Però ti ho interrotto, Lorenza, volevi aggiungere un'altra questione dopo torniamo sulla tua professione in senso stretto. Eh, Giulia Bernardi, Bernardi aveva fatto quella domanda, dimmi. Eh sì, la, la mia domanda è questa. Allora, abbiamo visto, ehm, appunto, tornando sull'intelligenza artificiale, no? che è, una, è uno strumento, e, e il dottor Martino prima parlava appunto del, degli investimenti anche che ci sono dietro, no? perché ovviamente certo. serve, riduce i tempi, mi permette anche di, di progredire, perché poi sono delle strumentazioni che hanno bisogno di... Di, di essere sempre riviste, di fare aggiornamenti, insomma ci vuole eh, l'avanguardia e, e la, un continuo upgrade. Investi, mm, esatto. E la mia domanda è questa, cambierà l'uso, la quantità dell'uso artic... o la tipologia d'uso dell'intelligenza artificiale? Ogni volta che faccio la domanda io, il professor... il dottor Martino... Dottor scompare... Martino scompare ma ritorna ma r... no, non abbiamo paura ritorna la mio... subito la domanda di Lorenza è, è. vai Lorenza vai, vai. ecco, ecco. allora Dicevo, ehm, ca cambia a seconda dei centri, cioè l'utilizzo eh, dell'intelligenza artificiale sarà più eh, si userà l'intelligenza artificiale più sofisticata in, in centri privati rispetto al pubblico o dove, in centri dove ci so si possono fare determinati investimenti. Cioè, cambierà anche l'offerta al paziente, secondo lei, dottor Martino? Ecco, eh, prima vabbè, che risponda Martino, vorrei. Vorrei eh, provocare, eh, se fosse in collegamento, lo ringrazierei il, il professor Morana perché eh, i tre sistemi di intelligenza artificiale presenti nella sanità pubblica potrebbero essere un bel tema sul quale eh, potrebbe eh, mandarci un messaggio anche, eh, anche, sul mio, anche sul mio numero WhatsApp, come, come preferisce. Martino, prego. Sì, ovviamente sul pubblico non mi esprimo perché il nostro è un pubblico anche, anche lì tecnologicamente molto evoluto e che tende a essere all'avanguardia da un punto di vista tecnologico. Quindi non mi sento di dire, anzi ne ho la certezza, che, eh, che purtroppo, per fortuna, la nostra è un'area dove anche il pubblico si adegua in termini di, di servizi e di investimenti. Però diciamo, noi sappiamo che viviamo in servizi sanitari regionali. E non sanitari, eh, noi abbiamo una, una norma che dovrebbe adeguare i servizi e, e i livelli di assistenza, non la tecnologia. Eh, non c'è eh, un'omogenizzazione dei, dei, dei percorsi. Eh, per cui, io non, non, non posso rispondere per il pubblico. Sì so per certo che a Treviso eh, il parco macchine è eccellente, ecco, questo eh, non ho dubbi. Per quanto riguarda il privato, eh, ora, non vorrei sembrare commerciale perché eh, se no sconfiniamo non è, non, è, non è carino, però è chiaro che anche lì eh, state verificando come il mercato della sanità privata stia cambiando eh, rapidamente. Non ci saranno più probabilmente dei soggetti eh, piccoli o se ci saranno faranno da point of care, quindi da, da primo livello, eh, forniranno determinati tipi di prestazione. Ma quelli dove è prevista una, una dotazione tecnologica all'avanguardia, eh, con investimenti, con ricambio continuo, eh, con upgrade, con manutenzioni, perché è una cosa che si sottovaluta tantissimo: che le apparecchiature non sono solo il costo iniziale, ma il costo di mantenimento, no. il costo di aggiornamento, eh, tutti i software, gli applicativi. Ecco, tutte queste cose impongono che anche il privato sia di determinate dimensioni. Ecco. Eh, con, con delle caratteristiche non solo di capillarità sul territorio, ma anche di solidità finanziaria, per cui si facciano, si facciano degli investimenti da, eh, io so, per quanto riguarda il nostro gruppo, milioni di euro all'anno. Ecco, eh, con 5-6 risonanze con intelligenza artificiale in ordine, eh, ogni anno, con il ricambio e l'upgrade delle apparecchiature. Quindi, eh, chiudo la domanda. La risposta. Se il privato è un privato industriale da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista finanziario, ma si mantiene artigianale nei rapporti col pubblico, nella vicinanza al territorio ed è presente in realtà come può essere stasera, allora certo che anche il privato risponde sì. Certo, grazie. Certo. Eh, eh, qualcuno scrive qualcuno scrive nella mia, nel mio whatsapp viva la sanità pubblica eh, perché effettivamente eh, abbiamo, abbiamo toccato il, un tema quello dell'intelligenza artificiale ma come vedete ci ha trasportato a vedere molte altre questioni eh, di carattere economico di carattere etico di carattere sociale e sociologico come sottolineava prima eh, Lorenza, eh, vogliamo tornare un attimo alle, alle responsabilità del, dell'algoritmo in ambito giornalistico? Non è il tema della serata, però, però visto che è venuta fuori questa, questa domanda, vogliamo riproporre la domanda di Matteo Martini, per favore? Così la riprendiamo e la ecco. Eh, dice: insomma. Eh, il mainstream sembra essere fatto in fotocopia perché sembra che vengano prese delle frasi sempre uguali e riprodotte in modo artificiale. Sappiamo che c'è eh, questo, questo strumento che oggi sta sulla bocca di tutti e anche sulle, sui, sui tavoli del, del garante della privacy, eccetera, che è il GPT-4. Come ti senti come giornalista? solamente per scoprire questa area diciamo velocemente Beh, io, noi ci interroghiamo spesso io ho avuto la fortuna una sfortuna di, um, di essermi approcciata a GPT um, già da un po già da prima che, che scoppiasse quindi già da lì mi chiedevo eh, avevo provato a, a chiedere di scrivere un comunicato stampa per esempio no certo. allora eh, per rispondere alla domanda relativamente alle notizie eh, della guerra per esempio eh, sì. Ci sono le agenzie stampa che quindi divulgano dei comunicati e li vengono prese dalle, dalle varie redazioni. Eh, il fattore che ehm, relativamente alla professione del giornalista e dell'intelligenza artificiale di questi software eh, ce la si pone, però sarà qualcosa che mh, non andrà a. a ad oscurare il lavoro del giornalista, perché possono raccogliere molti dati. Però, quando un e eh, 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 l'intelligenza artificiale potrà fornire dei dati, sarà bravissimo, a cioè sarà molto meglio delle persone a fornire dati statistici, a fare ricerche, quello sicuramente. Però ehm, è come diceva prima eh, il dottor Martino mh, quello che la persona riesce a dare, c'è cioè una visione, a raccontare anche, ehm, io posso raccontare questa mattina, faccio un esempio velocissimo: eh, sono andata all'inaugurazione di un bosco a Treviso e. Sicuramente l'intelligenza artificiale racconta del numero di piante che è stato messo, del, della, di che tipologia di piante, delle persone presenti, di, quello, di quanto ehm, riuscirà a battere di anidride carbonica e di quanto ossigeno porterà però non potrà mai raccontare della bambina di tre anni che era sopra la sua bicicletta rosa e che per la prima volta ha attraversato questo bosco dove prima c'era un in, una fabbrica, insomma. Per cui eh, questo è quello che noi portiamo, che portiamo noi giornalisti in più, nella carta stampata, ecco, quello, la carta stampata forse potremmo approfondire, ma comunque nella professione, come eh, il dottor Martino porta nel referto, perché siamo sempre umani, cioè nel senso che sarà, credo che sarà sempre uno strumento ottimo ehm, credo che sarà via il lavoro, non adesso magari in futuro, però adesso non siamo ancora arrivati, passeranno ancora anni per cui ehm, possa uh, l'intelligenza artificiale portare via completamente una professione come quella medica o come quella del giornalista sì, eh, eh, aspetto un attimo, Martino, sei tornato. Sì, sì, sì. Ah. Allora, no, mi sembra interessante questa, questa sorta di, di connubio, diciamo, tra la responsabilità del medico, in questo caso radiologo, nella refertazione consapevole e quella del, del giornalista, della giornalista che certamente raccoglie notizie, ma poi ci mette del suo perché sta lì. Coi piedi nel bosco in questo caso, no? eh, Tocca con mano la sensibilità delle persone, Verifica la situazione. Verifica le fonti. Verifica le fonti eh, è molto è fondamentale. Molto no, è, molto, è molto importante questo, no? Perché, eh, ripeto, noi in questo progetto stiamo analizzando in modo molto capillare la, la presenza dell'intelligenza artificiale, ma è anche interessante far emergere. Eh, il lato dell'uomo il, il lato dell'uomo dell che, che la utilizza anche di quello che la produce ovviamente che produce gli algoritmi mi sembra che questo sia un risultato eh, estremamente interessante proviamo abbiamo ancora qualche minuto eh, lascio anche agli ascoltatori la, la possibilità se vogliono di intervenire con Uh, ulteriori messaggi ulteriori domande uh, cosa vi sentireste di dire in conclusione a, uh, a quello che incontrerete domani mattina che sia il vostro lettore o che sia il vostro paziente uh, sappi che sono io che scrivo che sono io che referto che sono io che leggo Guarda, noi io ho una, una risposta molto, molto semplice eh, un paio di anni fa, anzi più di, di, di 3-4 anni fa, ancora non, non si parlava di intelligenza artificiale dal punto di vista refertativo o diagnostico, e la nostra società scientifica, quindi la società di radiologia medica, <ride> ha proposto in tutta Italia una campagna eh, semplicissima, c'erano due visi che si affrontavano eh, e in realtà questi due visi in negativo sembravano una lastra, sembravano un'immagine radiologica di altri tempi, in realtà vista in negativo erano due visi che si parlavano, uno era il paziente e l'altro era il suo radiologo di fiducia. E questa campagna aveva esattamente questo scopo, cioè in tempi non sospetti ribadire il concetto che noi non siamo dei fotografi come qualcuno negli anni ci aveva eh, voluto raccontare oppure insomma nell'immaginario collettivo il radiologo era in camera oscura che, che guardava l'astre del torace ormai ci siamo evoluti questo è sotto gli occhi di tutti è un po' per la, 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 diciamo la difficoltà organizzativa della medicina di base la medicina dei medici di medicina generale molte volte i medici che sono Diciamo, titolari della diagnosi, sono anche quelli che poi la esplicano, la spiegano, si fanno anche carico degli step successivi: quindi smistano, eh, consigliano, eh, rivedono gli esami successivi. Cioè siamo diventati l'opposto dell'intelligenza artificiale, un medico reale, uno che è lì di fronte, che ci mette la faccia che ha ovviamente degli oneri e degli onori, quindi noi ribadiamo, eh, siamo consapevoli delle responsabilità professionali che tutto questo comporta, forse, eh, e chiudo con questa provocazione, eh, l'educazione all'accettazione dell'errore sarebbe più auspicabile, sarebbe da introdurre in qualche successivo incontro. No, questo è molto, molto importante perché, come, come ripeto... Eh, siamo, siamo partiti da un, da un tema per così dire di natura tecnica ma in realtà ci stiamo muovendo su un, uno spettro molto più allargato e forse anche molto più avvincente. Questa immagine del medico che referta ma che poi anche consiglia, parla eccetera è difficile che venga eh, risolto da un algoritmo. Lorenza cosa ne pensi? Relativamente alla medicina, o relativamente, relativamente a... al, tu, al tuo lavoro, oltre che alla medicina, eh, credo... anche, tu, anche tu parlerai di, di più con i tuoi intervistati, io... con i tuoi lettori. Eh? Quello sicuramente, io una, una cosa per cui sono estremamente rispettosa, e anche se vogliamo usare questa parola innamorata del, di, di questo lavoro eh, del giornalismo, ehm... È perché ehm, si, si ha a che fare con l'umanità, anche quando si scrive di cronaca o di, di economia, comunque dietro c'è l'umanità, perché in economia c'è un imprenditore che ha, che, che ha fondato la propria azienda, che lavora per la propria azienda, che dà da lavorare alle persone in un determinato territorio. Eh, nei fatti di cronaca, anche quelli più, più brutali, ci sono i sentimenti o, o la follia e quindi eh, il fatto che, si va, che io abbia la possibilità di raccontare le varie sfaccettature dell'umanità è qualcosa che è, è molto affascinante e, e le persone possono capire, cioè possono comprendere anche eh, e conoscere diversi, questi diversi aspetti dell'umanità, e lo si può conoscere attraverso il racconto di una persona che è diverso dal racconto di una macchina. E quindi sono molto fiduciosa, non posso no, non far altro che essere fiduciosa, ecco. Nelle nel, no, no, cose umane, a me, a me sembra che, che possiamo concludere questa, questa trasmissione con, questa, con questo spirito di fiducia e. e, e da, da un certo punto di vista vi vedo anche come portatori sani di un'idea sana nei confronti dei vostri colleghi, perché eh, quello che dice Lorenza, eh, riferito ai suoi colleghi e giornalisti, stiamo, stiamo anche noi vicini no, all'umanità all e agli, ai problemi di coloro dei quali raccontiamo le storie. Quello che dice il dottor Martino lo, dica, lo dirà ai suoi colleghi, ma eh, eh, stiamo vicini ai nostri pazienti, abbiamo una diagnostica raffinatissima, ma poi dobbiamo anche stringergli la mano, insomma, a queste, a queste persone. Un'ultima domanda: Andrea Ragazzi. Andrea Ragazzi è un ingegnere biomedico. Un ingegnere biomedico mi ha annunciato. La sua, la sua partecipazione. Eh, leggiamo insieme questa sua osservazione. In una fase storica con una tendenza preoccupante alla medicina difensiva o alla prescrizione ingiustificata di esami per alimentare un sistema privato capitalista, l'utilizzo di strumenti avanzati di supporto può aiutare a disinnescare tendenze preoccupanti e al contempo alleggerire i professionisti di oneri eccessivi Garantendo loro il tempo di offrire quel plus umano necessario nel rapporto con il paziente. È interessante questa, eh, questa visione: cioè, eh, in fondo eh, è come avere una bicicletta che ti permette di fare più strada per andare a conoscere più morose, diciamo in questo senso. No? Dice Andrea: Ragazzi, va bene avere la, la, lo strumento perché mi permette, se sono radiologo, medico, eccetera. Di avere più tempo per i rapporti con i miei pazienti. Cosa ne pensa Martino? Beh, a parte le premesse dell'ingegner Ragazzi sul sistema privatista e capitalista, che insomma le lasciamo a lui, eh, potremmo parlare per ore del modello sociosanitario fallimentare che, che ha portato a, a questa presunta egemonia del privato. Noi in Veneto facciamo il 9% delle prestazioni, quindi non credo che ci sia nessuna egemonia. Piuttosto io mh, continuo a vedere uno strumento nell'intelligenza artificiale eh, per affinare le diagnosi, per migliorare i tempi e tutto quello che abbiamo detto prima eh, e anche la... per avere più tempo da dedicare. Però stavo, stavo dicendo, il tempo Prego. che dedichiamo ai pazienti resta un, un valore etico. E quindi è soggettivo, ognuno di noi ha la sua formazione. Io sto parlando a titolo personale o per quelli che insomma posso rappresentare, ma non certo tutta la categoria che, come sapete, è fatta anche da gente che si chiude, che non ha eh, piacere del rischio, che teme l'errore e che lo teme sia nel privato che nel pubblico. E quindi tende a sovrascrivere esami inutili o a determinare l'inappropriatezza prescrittiva che esula. Dal modello organizzativo o da chi lo finanzi, ma è legato semplicemente alla variabile soggettiva. Così come ripeto, c'è una variabile soggettiva nella nostra cultura eh, italiana e magari anche del Nord-Est nella quale noi siamo abituati a far troppo, ad aver troppo bisogno di sapere e di delegare a un'immagine anche questo sapere perché io insomma, non sono abituato a fare esami strumentali se non ho davanti gli esami del sangue, delle urine o a volte delle feci del paziente. E sono un radiologo, ma per interpretare il dato clinico ho bisogno anche di altro. Molta gente viene da noi perché vuole vedere senza aver fatto gli esami del sangue, che invece racchiudono dentro tutte le informazioni o gran parte delle informazioni che forse, se correttamente analizzate prima, ci avrebbero evitato un esame strumentale inutile. Quindi, ripeto, è un no, no, argomento no. talmente ampio che richiederebbe davvero dei percorsi di educazione reciproci. Ecco, mi piace definirli no. così. Eh, aspetto, Matteo Martini eh, chiude con un'ulteriore un domanda per, eh, per il dottor Martino, una domanda un po' più tecnica. L'intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare l'analisi dell'immagine radiologica da studio di pixel by pixel? Non capisco, però dopo magari... Eh, Martino mi, mi, mi è più. Non sento e... è, una potrebbe... molto, è una domanda molto tecnica. La sto leggendo in sottofondo. Diciamo ah, ecco. che la risposta, la risposta è sì. Cioè si tenderà <ride> a utilizzare strumenti. Allora, noi no, eh, avevo fatto prima un riferimento al fatto che già la tecnologia negli ultimi vent'anni si era talmente tanto evoluta che ci consentiva di entrare negli spessori cellulari fino a frazioni di millimetro volendo. Quindi la nostra capacità visiva e la matrice digitale su cui vengono ricostruite le immagini a volte è già talmente eh, millimetrica che l'intelligenza artificiale ci può aiutare non a distinguere quei punti come specifici o diversi o distinti uno dall'altro, quanto piuttosto a dare questo valore aggiuntivo, eh, lui l'ha definito genetico, eh, noi lo definiamo radiogemico o radiogenomico, comunque sì, ci sono delle informazioni ulteriori di approfondimento eh, tale per cui si può arrivare a dettagliare anche da un punto di vista genetico. Sono domande però molto speculative e la mia risposta è abbastanza speculativa. Poi lui fa riferimento a analisi vettoriali, io non conosco i dettagli fisici o quantistici per arrivare alla... All'intelligenza artificiale, io mm? sui tasti, Matteo, ecco. Matteo. No, ma è, mh, non ci meravigliamo, Martini Matteo Martini, che è un nostro eh, assiduo ascoltatore, che ci porta sempre eh, delle osservazioni di grande competenza. È un, un matematico, eh, lavora all'università. Quindi ha, sì, ha sì, sì, una, si interpreta, si capisce che ha, ha una visione estremamente acuta delle, delle questioni. Io vi ringrazio moltissimo, vi ringrazio moltissimo. Eh, Un'ora non basta, davvero, perché avete dato la stura a tutta una serie di eh, sollecitazioni, eh, riflessioni, eh, letture che sono estremamente interessanti. Io spero di avervi come ospiti al convegno che terremo il 26 e 27 maggio, ci sarà anche una parte dedicata a, alla salute e alla sanità, ci saranno eh, delle, delle, delle relazioni, degli interventi, delle discussioni, sia da parte della, eh, della sanità pubblica versante Caffoncello, versante USL sia da parte della sanità pubblica versante eh, casa di riposo eh, isra che ha un progetto europeo finanziato dall'europa straordinariamente avvincente di eh, monitoraggio e aiuto a, agli anziani eh, ospiti nelle, nelle strutture del, dell'isra quindi avremo anche qui e sto parlando solo dell'ambito della sanità, avremo occasione di approfondire molti altri strumenti, altre questioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale. Poi parleremo inevitabilmente di etica, perché anche ancora una volta, come voi avete eh, giustamente eh, espresso, l'etica è un, un, un tema fondamentale che sta proprio ai fondamenti delle questioni dell'intelligenza artificiale, ne parleremo anche con, con due eh, studentesse di, una, di un istituto eh, di, di Treviso e faremo un, un dibattito su questo. Parleremo di guerra, parleremo di cyber security nella guerra, eh, perché è un tema purtroppo eh, di, grande, di grande e tragica attualità. Però anche qui bisogna avere il coraggio di affrontare le cose. Eh, parleremo eh, di cyber security in generale, eh, quella che ci riguarda tutti da vicino: eh, eh, che, i controlli sui nostri conti bancari, ma i controlli anche sulla nostra vita eh, pubblica attraverso il web. Eh, parleremo di metaverso, e eh, cioè parleremo di frontiere di frontiere dell'intelligenza artificiale con le quali abbiamo già a che fare e che bisogna continuare a conoscere per non averne paura e per eh, rimanere consapevoli di quello che ci sta accadendo. Io vi ringrazio infinitamente della vostra disponibilità e della vostra competenza nell'affrontare temi non facili. Devo dire temi non facili. Ringrazio gli ascoltatori con le loro domande, con le loro acute eh, osservazioni, continuo a ringraziare il Comune di Villorba e gli amici di Biblio Treviso che ci consentono di avere questa, eh, questa attività. Vi do appuntamento al 26-27 di maggio e una buona notte a tutti. Grazie, arrivederci, grazie mille. Arrivederci.